Da tutti, chi tutti. Provo a parlare Francesco. Sì. Questa è la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Che va in onda ogni giovedì su 94 FM da Radio Gamma 5. Sono qui con Francesco, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Sono qui con Francesco, che ieri è stato grandissimo con la sua conferenza qui in radio, a parlare del libro della paura, ed è la prima conferenza del ciclo sulla paura che teniamo qui a Radio Gamma ogni mercoledì sera del mese di marzo. Lascio la parola a Francesco, che vi parlerà sia delle conferenze sia della festa di Beltane, la celebrazione di Beltane che faremo il primo di maggio. Vai, ecco, allora io ricordo appunto il calendario delle conferenze sulla paura del mese di marzo. Ricordo che le conferenze si dovevano tenere in origine a San Derigo e che il sindaco di San Derigo ha deciso di togliersi la sala dopo ce l'aveva concessa, perché ha detto che mettevamo in discussione 2000 anni di cultura cristiana. Comunque il 23 di marzo ci sarà l'assemblea del consiglio di gestione della biblioteca e sarà deciso se riconfermarci la sala o se togliersi la sala. Di conseguenza è possibile per chi se ne assente, per chi vuole, fare delle pressioni, delle proteste, rivendicare il diritto di chi abita a San Derigo di sentire queste conferenze. Logicamente, se gli ascoltatori di San Derigo saranno così determinati e avranno volontà di imporre al sindaco la volontà del rispetto di ogni diritto di manifestazione del pensiero, perché appunto noi abbiamo accettato tutte quante le regole e eravamo disposti senza nessun problema a rispettare le regole, le convenzioni della biblioteca, volevamo solo manifestare le nostre idee. Il sindaco ha risposto pubblicamente che ci doveva ripensare, perché appunto erano 2000 anni di cultura cristiana che venivano messi in discussione. Allora, le conferenze comunque sulla paura si tengano lo stesso. Difatti ieri sia il Mattino di Padova sia il Gazzettino di Padova hanno pubblicato l'annuncio delle conferenze, il che dimostra che certe tematiche vanno anche fuori da ambiti ristretti. Allora, l'8 marzo, ieri c'è stata la conferenza sul libro della paura sulla Bibbia. Mercoledì 15 marzo alle ore 20:30 presso la sala conferenza della radio Gamma 5 ci sarà la seconda conferenza, che sarà Esperimenti sulla paura, come veniamo condizionati fin dalla nascita dalla paura. Mercoledì 22 marzo alle ore 20:30, Stregoneria Oggi di Claudio Simeoni, essere stregoni sotto il dominio cristiano, sempre qui in sala conferenza di Radio Gamma 5. Diventare stregoni, non essere stregoni, avete tutti scritto da tutte le parti essere stregoni, invece diventare stregoni. E probabilmente gli estensori del volantino hanno impostato. Mercoledì 29 marzo alle ore 20:30, Vampirismo Oggi di Silvano Lorenzoni, un tempo i vampiri abitavano in luoghi nascosti, ora abitano in ogni dove. E questo è il programma delle conferenze. Certo che se gli ascoltatori di San Derigo non si daranno da fare, queste conferenze le hanno ripetute anche a San Derigo, senza nessun problema. Sì, e naturalmente le lanceremo in paese, cioè la differenza è tutta là, insomma. Mm. Cioè, a noi interessa sviluppare il pensiero in modo che tutti possano anche rifiutarlo, per carità. L'importante è per noi farlo circolare, perché questo è il nostro fare, la nostra azione. E poi è l'imperativo che abbiamo dal sistema sociale, questo. Per cui noi non abbiamo problema di fare conferenze da una parte o da un'altra, o essere contestati o non essere contestati. Il luogo c'è, irrilevante. Il partito politico che decide di darci la sala, non è che noi sposiamo quel partito politico, usiamo la sua sala, il suo spazio. Se un comune ci dà una sala, noi non è che sposiamo quel comune, usiamo la sala per dire le nostre cose, né l'una né l'altra. Naturalmente il comune può usare le nostre conferenze come un dibattito culturale, il partito politico può usare le nostre conferenze come un dibattito culturale, dopo l'uso che ne fanno di quello che noi facciamo sono affari loro. Esatto, sì, ma anche perché è fondamentale, cioè nel senso, come un paese in cui si va a messa e devono subirsi la solita messa e non possono partecipare, alle nostre conferenze non c'è problema, cioè ognuno può partecipare, può discutere e di conseguenza non chiediamo nessun atto di fede. Certo. Cioè, di conseguenza anche il fatto che avvengano delle conferenze, al di là che a qualcuno possono piacere o non piacere, è sempre un qualcosa di diverso che dà uno stimolo culturale, insomma. Certo, io posso dire che si nasce per volontà, ma se uno non riesce a comprendere cosa io voglio dire, non è importante, cioè non è che lo obbligo a mettersi in ginocchio davanti a volontà, assolutamente, sì, sì. Sia chiaro questo. Sì, Claudio non dirà mai fa andrà all'inferno perché non hai volontà. Ne dirò di peggio, insomma.
se non c'è un giudizio, la volontà non fa mai giudizi finali. Non dà giudizio perché non ha descrizione, non ha parola, non ha espressione. Sì, non ha bisogno. Cioè, non si esprime attraverso le parole, non è che non si esprime. Allora, detto questo, appunto, io do appuntamento agli ascoltatori, appunto, mercoledì 15 marzo alle ore 20:30 presso la sala conferenza di Radio Gamma 5. E un'altra iniziativa, darò solo dei cenni sommari, è la festa di Beltane. La festa di Beltane è una festa di primavera, perciò della rinascita, del ritorno del verde, della natura, il ricollegamento con l'uomo, col suo ambiente, e verrà appunto fatta quest'anno, al contrario degli altri anni, invece che all'Eco, verrà fatta a Jesolo, in provincia di Venezia. A Jesolo, tra i giorni di 30 aprile e 1 maggio, 30 aprile a domenica, lunedì, 1 maggio, giorno festivo, perciò non sono problemi. La festa comincia il 30 aprile alle ore 14 con cerchio di presentazione e finisce lunedì 1 maggio alle ore 13:30 con cerchio di chiusura. Il programma sommario è questo: alle ore 14 c'è un cerchio di presentazione, alle 17 alle 18 per chi ci vuole c'è un'attività di danza spontanea per celebrare la primavera, alle 20 c'è un passaggio di purificazione tra due fuochi, la spiegazione di Beltane, e alle 21:30 fino a ora da stabilirsi sono falò e libere improvvisazioni individuali o di gruppo con canti, tamburi, danze e quanto potrà proporre la nostra fantasia. Il 1 maggio alle ore 9 c'è Beltane con il palo di maggio e alle 13:30 c'è il cerchio di chiusura. Le iscrizioni sono a numero chiuso, chi vuole partecipare si faccia vivo, così almeno spieghiamo un attimino sia l'intento sia la finalità della festa. E per quanto riguarda poi le cose concrete, il cosa portare, il come avverrà, dove trovarci, le modalità, logicamente agli interessati verrà fornita la necessaria documentazione. Bene, queste sono le iniziative che in questo momento abbiamo. E poi ecco, ricordo sempre che sono sfuggito, ad aprile c'è anche la cena del Musso. La cena del Musso. Il Venerdì Santo. Come la tradizione, insomma, perché ormai sono quasi 10 anni che viene fatta, perciò insomma continuerà la cena del Musso. E allora chi vuole mangiare musso in tutte le salse e con tutti i piatti, sappia che il Venerdì Santo ci sarà questa cena del Musso. Va bene, che poi il discorso dell'astenersi dalla carne, una volta era astenersi dai rapporti sessuali, e dopo è stato giocato carne in maniera diversa, no? Cioè, solita ambiguità, no? Sì, come se i poveracci avessero mai visto sì, carne. Sì, ma d'altronde sai, quando introduci una limitazione, la limitazione andrà sempre ad espandersi, cioè sarà sempre a dilatarsi. Perciò cioè, tu introduci un principio, e questo principio è un principio che restringe, andrà a restringere sempre di più. Che poi, una volta i sacrifici, o almeno in certi ambiti culturali, i sacrifici agli dèi era il modo per banchettare, cioè era il modo per mangiare in comune il bue, che altrimenti come lo conservavi? E dopo invece è diventato un modo per appropriarsi da parte del potere delle cose, no? E privarne gli altri. Per cui è un bel gioco di bussolotti, no? Alla fin fine. Sì, ma d'altronde c'è un bel significato. Cioè, ad esempio, anticamente abbiamo sempre che in tutte le visioni diciamo pagane è sempre una cosa con cui si entra in comunione e si dividono le cose. Nel monoteismo abbiamo sempre il discorso della sottrazione di qualcosa agli altri, cioè nel senso che l'esempio classico è della Bibbia, che è Caino e Abele, insomma, cioè che Abele sta stupido, gli frega il fratello le cose migliori per sacrificarle a Dio. Sì. E Caino dice: cavolo, io lavoro la terra, faccio i frutti migliori e mi devo sottrarre di qualcosa di cui mi è necessario per darla a Dio. Cioè, almeno condividiamo. Sì, sì, no, in effetti sono due impostazioni mentali, non hanno mediazione. Va bene, cominciamo la trasmissione di oggi allora. Allora, stiamo parlando delle tecniche del mobbing e la strategia della stregoneria. Questo è il tema che stiamo passando da due trasmissioni a questa parte, questa è la terza trasmissione. Abbiamo definito il mobbing per alcuni fatti in alcuni episodi e oggi invece prendiamo alcuni elementi visualizzatori da considerare, cioè alcuni elementi che ci interessa sottolineare per la presenza del mobbing. Dopodiché passeremo dalla prossima trasmissione a parlare della strategia vera e propria per uscire da un accerchiamento mobbing. Vi ricordo che però la stregoneria non è l'arte che ferma le pallottole mentre ti vengono incontro, cioè non è l'arte che ti salva dal guaio mentre sei dentro al guaio. È l'arte per agire prima che il guaio si manifesti. Ricordiamocelo sempre questo, perché
Purtroppo il cattolicesimo ha dato un'immagine della magia e della stregoneria, che è quella del fermati vento, cammina sulle acque, faccio riparare il malato, di, cioè faccio guarire il lebbroso, cioè tutte queste cazzate che poi facevano parte della leggenda mitica del sottoprodotto, diciamo così, del paganesimo, cioè quello che era la suburra, no? Leggetevi tipo l'asino d'oro, leggetevi varie cose che sono rimaste. E che lo fanno passare come se lo stregone facesse queste cose. In realtà lo stregone non fa queste cose, lo stregone vive strategicamente, costruisce strategicamente la propria vita, chiaramente nei limiti delle condizioni che incontra, non è che trasforma le cose dal nulla, cioè non è che moltiplica pani e pesci, impara a pescare per pescare al meglio, tanto per essere chiari, insomma. Oppure va nei mondi della percezione, dove può imparare a pescare nelle condizioni in cui vive, può imparare. Non farsi trovare i pesci sulla tavola, no? Questo esatto. Forse è sempre la conoscenza, è una cosa fondamentale, esatto. Soprattutto è la tecnica, ma d'altronde l'abbiamo detto anche ieri sera, che la tecnica è uno dei nostri modi proprio per entrare in contatto proprio con il mondo, cioè con cui partecipare con il mondo, proprio con avere la capacità e la possibilità di essere in rapporto col mondo. La conoscenza è l'arte per intervenire sulle cose, nelle cose, attraverso le cose, per costruire. Se non c'è conoscenza non esiste neanche il processo di costruzione. Arriveremo anche a questi concetti a sviluppare un pochino. Bene, parliamo allora di questi elementi visualizzatori che ci interessa sottolineare prima di affrontare la strategia del mobbing. Per comprendere la tecnica del mobbing è necessario aver presente figurativamente la gabbia di Pavlov. L'oggetto dei lavori di Pavlov non era la gabbia, ma il cane che stava nella gabbia. Ebbene, senza la gabbia gli esperimenti sarebbero falliti. È necessario, prima di determinare la tecnica del mobbing, determinare l'oggettività in cui il mobbing può esprimersi. Un essere umano che vive nella savana è sottoposto a molti pericoli, ma non ai pericoli del mobbing. Egli non ha costrizioni alle quali deve essere sottoposto, non ha coercizione di ordine etico-sociale a cui deve sottostare e che interagiscono con la sua struttura emozionale. Prima di parlare della strategia del mobbing è necessario parlare della gabbia e come la gabbia viene formandosi. Per parlare della gabbia è necessario definire la gabbia sociale in generale e poi la specifica gabbia in cui chi subisce il mobbing è costretto a sottostare. È importante definire sia la gabbia di ordine oggettivo che ci si trova a vivere, sia la gabbia di controllo che su quella viene costruita. La gabbia è il segreto per il quale il mobbing ha successo. La gabbia entro la quale chiudere il soggetto che sta subendo mobbing fino alla sua distruzione. Vedremo poi come nella strategia dell'anti-mobbing la soluzione più radicale consista nello spezzare la gabbia facendo saltare tutte le regole, appellandosi a regole oggettive esterne alla gabbia stessa. Ma questo è un altro discorso. È importante che fin dall'inizio si abbia ben presente il concetto di gabbia, dove le sbarre non sono necessariamente di ferro, ma possono essere regole alle quali non attenersi significa distruggersi, logiche che imbrigliano il mal capitato e delle quali egli diventa vittima. Uno dei trucchi usati da chi pratica mobbing è quello di far scomparire le regole sociali o le leggi dello Stato sostituendole con consuetudini, tradizioni, moralismi o altre cose contro le quali l'individuo non è più in grado di difendersi. Tutti lavorano 10 ore al giorno, chi ti credi di essere tu che pretendi di lavorare solo 8 ore al giorno come da contratto? Fai anche tu come gli altri, no? Tutti salgono sull'impalcatura senza casco, ma chi ti credi di essere tu che pretendi il casco e che perdi tempo anziché salire immediatamente? Quando dall'impalcatura ci casca il morto, che idiota, poteva mettersi le protezioni, sono qui in cantiere a disposizione. Un'altra cosa importante, è importante che il soggetto che subisce l'azione di mobbing non sia consapevole dell'esistenza della gabbia in cui è chiuso. Quando l'individuo riconosce la qualità e la consistenza delle sbarre della gabbia in cui è chiuso, succede che mette automaticamente in essere delle strategie attraverso le quali abbattere quelle sbarre o comunque tese a rendere il loro intervento sul suo desiderio di liberazione meno ossessivo e opprimente. In ogni caso, riconoscere le sbarre
significa mettere in essere delle strategie attraverso le quali aggirarle, anche se il processo di aggiramento non implica l'abbattimento della sbarra stessa. La ragione del soggetto non è in grado di individuare immediatamente le sbarre della gabbia che lo opprimono, ma il soggetto percepisce l'insoddisfazione prepotente del suo sentire nella situazione in cui sta vivendo. In quel momento, chi pratica il mobbing nei confronti del malcapitato deve mettere in essere delle strategie attraverso le quali farlo passare per paranoico. La consapevolezza di essere all'interno di una gabbia non si percepisce mediante le definizioni della ragione, e vorrei vedere come fareste con la ragione a identificarle, ma si intuisce attraverso sensazioni diverse che si riversano nella ragione sotto forma di insoddisfazioni, una serie di delusioni o disillusioni, io credevo che, ero convinto che tu, senso di frustrazione, eccetera. Queste, scusate un attimo solo, un attimo, sì, è saltato tutto il nastro qua. Qui è saltato tutto un nastro. Oh là là, così adesso. Vediamo un attimo solo se riesco a farlo ripartire. Perché... niente. Siberico. No, niente, non riesco più a farlo ripartire. Se vi ricordo sempre che questa è la trasmissione Magistra con il Paganesimo, abbiamo un attimo di sospensione per motivi tecnici. Mi è saltato il nastro della registrazione, vabbè, non ha importanza, spero che qualcuno stia registrando, anzi sicuramente qualcuno starà registrando. Allora, queste sensazioni producono delle reazioni nella ragione sotto forma di gabbia, sotto forma di rabbia, animosità, odio, fino a manifestazioni di furore. Queste reazioni sono dovute al fatto che la ragione non riesce, attraverso la sua descrizione, a individuare la fonte di quanto sollecita il suo intuire. E cosa resta se levate la ragione a un individuo? Che cos'è un individuo senza la ragione? Pensateci un attimo. Le sbarre di una gabbia non sono un muro. Infilando una mano fra una sbarra e l'altra è possibile andare oltre la sbarra. Il problema è quando si vuole passare con tutto il corpo. Nel sistema sociale in cui viviamo vengono enunciati dei principi, principi esposti con impegno e onore, che vengono disattesi non appena è necessario applicarli praticamente alla vita di tutte le persone. In apparenza c'è un grande spazio, ma come tenti di introdurti, la sbarra ti blocca. La polizia è al servizio del cittadino. Quando il cittadino per un qualche motivo viene provocato dal poliziotto, il giudice lo condanna per offesa pubblico ufficiale. È un po' cambiata ultimamente la legge, ma l'avevo fatto prima della legge. Questa condanna può avvenire perché il cittadino era convinto che il poliziotto fosse al servizio del cittadino, mentre il poliziotto si ritiene padrone del cittadino. Apparentemente c'è uno spazio fra una sbarra e l'altra. In realtà le sbarre costringono le persone a non muoversi dalla loro posizione. Il soggetto cade nella trappola perché è veramente convinto che il poliziotto sia al suo servizio. Se il soggetto è consapevole che il poliziotto in realtà altro non è che un individuo addestrato per ritenersi padrone dell'individuo, mette in atto delle strategie comportamentali, psicologiche, per impedire che l'esercizio di essere padrone dell'individuo da parte del poliziotto si manifesti e si concretizzi contro di lui. Mi scusi, sa signora guardia, vorrei, sai, questo modo ossequioso che è stato costruito dagli esseri umani serve a questo. Un altro elemento importante. La gabbia che produce il mobbing in realtà non è una vera e propria gabbia, ma è come il gioco delle matrioska, una gabbia dentro un'altra gabbia. È come se da una gabbia enorme si scendesse ad una gabbia piccola, da una gabbia che racchiude l'intero sistema umano, ad una gabbia che racchiude quel sistema sociale, ad una gabbia che racchiude quella classe sociale, ad una gabbia che racchiude quel quartiere, ad una gabbia che racchiude la famiglia, ad una gabbia che infine racchiude il singolo individuo. Inoltre il singolo individuo è racchiuso in molte gabbie a seconda del momento sociale vissuto e del territorio in cui si muove o del tempo in cui agisce. Ecco come un padre di famiglia che viene racchiuso in una gabbia, soffocante sul posto di lavoro, diventa a sua volta una sbarra della gabbia che attraverso la famiglia dei ruoli racchiude i figli. Spezzando le sbarre di una gabbia ci si trova una gabbia più grande, se non altro si respira meglio e si possono indicare a qualcun altro le sbarre della gabbia in cui si era racchiusi. La gabbia tenta di riprodursi attorno all'individuo, ma non necessariamente questa sarà uguale a prima, dovrà adattarsi.
la gabbia tenta di riprodursi attorno, dovrà adattarsi, aspetta un attimo perché qui c'è una doppia stampa. La gabbia tende a riprodursi attorno all'individuo, ma non necessariamente se uguale a prima, dovrà adattarsi alla capacità dell'individuo di essere riuscito ad identificarne le sbarre e ad mettere in essere delle strategie attraverso le quali abbattere o modificare le sbarre stesse. E veniamo adesso a delle considerazioni morali come sbarre della gabbia emozionale. L'educazione subita da un soggetto si traduce all'interno dei suoi vissuti in elementi attraverso i quali rapportarsi nei confronti di un'operazione mobbing in atto. Una delle condizioni che porta l'individuo prima e gli impedisce poi di vedere in opera la costruzione di un'operazione mobbing sono le sbarre morali con le quali il condizionamento educazionale ha ingabbiato il suo intento esistenziale, le sue tensioni e i suoi bisogni. L'azione morale è arte coercitiva di un'oggettività data su un soggetto che in questa oggettività emerge. Difficile, no, dai. L'azione morale è arte coercitiva di un'oggettività data su un soggetto che in questa oggettività emerge. Il soggetto che nasce in un sistema sociale, un soggetto che aderisce ad una religione o ad un partito politico, a qualsiasi struttura sociale, subisce il tentativo, al di là dei risultati che la sua soggettività ottiene, di imposizioni di regole morali alle quali quell'organizzazione pretende accettazione, adesione e sottomissione. Il soggetto piega o viene piegato se stesso a delle regole morali, le quali altro non sono che barriere coercitive che si frappongono fra il suo bisogno di espansione nell'oggettività in cui è emerso e le necessità della struttura in cui emerge di appropriarsi di lui per usarlo. Dove la capacità d'uso del soggetto per la struttura in cui costui emerge è tanto più funzionale e preciso quanto più la struttura risponde ai bisogni e alle tensioni del soggetto. Dove la capacità d'uso del soggetto per la struttura in cui emerge è tanto più funzionale e preciso quanto più la struttura riesce a piegare ai propri bisogni e alle proprie tensioni i bisogni e le tensioni del soggetto. Dove la capacità d'uso del soggetto per la struttura in cui costui emerge è tanto più funzionale e preciso quanto più il soggetto riesce ad imporre alla struttura in cui emerge l'accettazione dei suoi bisogni e delle sue tensioni, tre livelli diversi di relazione fra soggetto e oggettività. L'adattamento di un soggetto alle imposizioni morali del sistema sociale in cui vive sono gli elementi che lo predispongono ad operazioni di mobbing. Quando un soggetto fa proprie le regole morali come nell'apparenza impositiva data dal sistema che le impone e le riproduce nel sistema sociale, è sempre un ingenuo. Gli individui del sistema sociale hanno sì subito l'imposizione della struttura morale, ma ne hanno modificato e giustificato tutta una serie di comportamenti attraverso i quali quella struttura morale rimane nella sua rappresentazione, ma le azioni praticate sono in contrapposizione a quella rappresentazione. Per esempio, bisogna essere onesti, dove solo l'imbecille considera che gli altri interpretino il termine onesti con la stessa proiezione emozionale che lui ne dà. Il risultato è che egli diventa il soggetto predisposto per subire attacchi di disonestà, in quanto la sua adesione alla rappresentazione del concetto di onestà mette in discussione gli equilibri che nell'ambito del lavoro si costruiscono. Cioè, tutti che ad essere onesti, però sul lavoro bisogna essere disonesti. Se tu vuoi essere onesto sul lavoro, sei quello che ti faranno il culo, perché tu, essendo onesto sul lavoro, metti in discussione il loro essere disonesti. È chiaro questo? È a termini di confronto, a termini di paragone. Esatto, è a termini di paragone. Dai il metro di cosa ci può essere o cosa non si può essere. Esatto. Di conseguenza, quando vai fuori metro, logicamente le cose sono più difficili da misurare. E ti spaccano il culo. Proprio detto in termini letterali, sì. Non c'è problema. Il suo essere onesto, inoltre, gli impedisce una reazione ai comportamenti disonesti subiti, in quanto non è in grado di replicare con le stesse armi. Così, remore morali sessuali gli impediscono di dar sfogo ai suoi bisogni e li interpreta alimentando le barriere coercitive. Così una sbarra morale contro l'egoismo gli impedisce di sviluppare se stesso, espandendo la propria utilità all'intero corpo sociale, finendo per alimentare la miseria, dando da mangiare gli affamati e trasformando il corpo sociale in affamati ai quali dar da mangiare, perché questo è il suo imperativo morale.
Quando un soggetto interiorizza la rappresentazione della coercizione morale di un corpo sociale, deve necessariamente piegare il suo intento agli imperativi di quella morale, deve necessariamente piegare le proprie tensioni a quella morale, deve necessariamente piegare le proprie tensioni a quella morale. È descritto doppio. Non è importante sapere se quel piegare è vissuto dal soggetto come costrizione o se è vissuto come gioiosa accettazione. Il soggetto ha sempre piegato se stesso. Nel piegare se stesso si è predisposto ad essere soggetto di mobbing e nello stesso tempo, all'interno delle variabili con cui ha soggettivato l'imposizione morale, si è già predisposto a diventare attore, organizzatore di mobbing per salvaguardare la propria rappresentazione morale nei confronti della vita. Diventa fondamentale per chi subisce attacchi di mobbing sottrarsi ai condizionamenti morali che sono calati nel proprio essere. Quando si riesce a rimuovere i blocchi morali, quasi sempre sostituendoli con altri, quali prodotto della ragione e imposti dalla volontà soggettiva, si libera la propria azione, la propria capacità di giudizio, permettendo di agire con maggiore determinazione quando si subisce mobbing. D'altronde, chi mette in essere azioni di mobbing ritiene la sua azione perfettamente morale, tesa alla salvaguardia della sua morale e funzionale alla sua esistenza. Tutti questi punti li abbiamo sottolineati perché è importantissimo che noi li riconosciamo quando andiamo avanti con la strategia. La prossima trasmissione parleremo il soggetto predisposto al mobbing, l'ingenuo, e andremo avanti con questo e dopo cominceremo la strategia della stregoneria. Va bene Francesco, terza trasmissione di mobbing, speriamo che qualcuno abbia capito, anche se questa sera è ancora peggio, perché questa sera parlerò della pulsione di morte, cioè finalmente ho fatto quel piccolo tratterello che non conclude mai i discorsi, però li definisce un pochino, per cui stasera per un'ora vi ascolterete la pulsione di morte. Finalmente darò spiegazione a Luciano qualcosa che mi aveva scritto ancora un anno fa, che mi ha chiesto spiegazioni. Ecco. Adesso stasera, sappiate, farò pulsione di morte. Didimo può aspettare, no? Ha aspettato 2000 anni sotto il deserto. Si aspetta una trasmissione una settimana, sì, penso appunto, che non si offenda. Non si offenda. No, beh, io se vuoi posso aggiungere, vorrei aggiungere alcune cosette sul discorso del mobbing. Beh, logicamente il concetto di sacrificarsi per una società è tipico del cristiano. E io avevo un appunto che ieri sera, perché ne avevo troppi, l'ho saltato nella conferenza sulla paura, che appunto parlava di una tematica che ha una certa assonanza in questo. La Chiesa in questo momento non ha altri soldati da mandare in battaglia, ma a chi fa il missionario propone il massimo dell'eroismo, eroismo malato, offrirsi volontari per le azioni più pericolose, cadere sul campo dopo aver subito tutte le ferite, aver versato tutto il proprio sangue. Intuire il trascendente, che per loro soltanto il trascendente è la posta del divino, vedere il trascendente senza poterlo controllare né dominare, e questo per i cristiani è l'unico modo di essere vivi, o meglio di esistere agli occhi del mondo. Soltanto se si lasceranno stritolare come chicchi di grano, il mondo si accorgerà della loro presenza. La Chiesa ha inculcato al cristiano che deve rimanere piccolo, non deve crescere, non deve svilupparsi, non deve comprendere. I doni che possiede non sono suoi, se non vengono da Dio, vengono dal diavolo. Soltanto se obbedisce, soltanto se soffre tutte le torture che la malattia e coloro che lo circondano lo impongono, senza che un lamento esca dalle sue labbra, soltanto allora sarà una vittima accettata da Dio e dai suoi rappresentanti. Di conseguenza, chi non si ribella è un cristiano, e il cristianesimo insegna solo a questo a essere, cioè nel senso di rinunciare a se stessi e rinunciare a dire io sono. Claudio appunto diceva sempre, parlando del mobbing, il confronto con gli altri, ma gli altri non fanno questo, non si dice mai io non faccio questo, dico a me piace così e faccio questo, no, c'è sempre una volontà di non manifestare quello che si è o quello che si vuole e di non imporre la propria volontà, e si deve sempre utilizzare un metodo di misura che sono gli altri, che poi il metodo di misura sia totalmente falso, questa qua è una cosa scontata, ma d'altronde il dire rispetto a quello che fanno gli altri è il concetto cristiano. I cristiani, quando tu parli, quando vediamo che quando le rare volte che intervengono, che non hanno intelligenza, dicono: fa, noi vogliamo che rispettate il cristianesimo, non vengono qui a dimostrarti che tu dici delle cose che non sono corrette o delle cose che sono sbagliate. No, devi rispettare. E allora, quando si comincia a dire devi rispettare una cosa che è assurda, si può benissimo dire rispetta le persone che a migliaia sono stupide. Se le pecore vanno al macello, perché neanche tu non vai al macello? Cioè,
classico nel cristianesimo. Se il buon pastore tiene queste pecore che vanno al macello sono buone, perché tu devi essere quello che si ribella e non vuole essere la pecora che si fa macellare? Cioè, il collegamento tra mobbing, sì, ma è anche più pesante nel cristianesimo, quando il cristianesimo chiede rispetto, in realtà chiede sottomissione. Sì, no, ma... cioè, perché il problema è che lui costruisce i campi di sterminio, cioè il cristianesimo è la filosofia del campo di sterminio, e quando lui chiede rispetto è il rispetto per il suo diritto di costruire campi di sterminio. Questo è la cosa peggiore di tutti, capisci? Cioè, non è che chiede rispetto a me come persona, mi chiede, esatto, di rispettare il suo diritto di costruire campi di sterminio. Questa è la cosa più, sì, ma tu non le dici, fai, io porto le pecore al macello, esatto, e tu devi rispettare la, di corso questo, esatto. Io dico, io sono un lupo, mi piace sgozzare le pecore, ho il diritto anch'io di sgozzare le pecore. Comunque, perché appartiene alla mia natura. Dicevi, quello che dicevi anche tu qualche giorno fa, no? Quando abbiamo parlato, che la nuova frontiera della teologia è quella che, vabbè, Cristo non è mai esistito, la Bibbia è una cazzata, questa è una cavolata, abbiamo preso in giro l'umanità per 2000 anni, adesso la nuova frontiera della teologia qual è? Beh, ci siamo riusciti fino adesso, tanto vale che voi ormai accettiate il nuovo corso che abbiamo dato alla vita. Cioè, capito? Cioè, vi abbiamo imbrogliati, Dio non esiste, Gesù non è mai esistito, era tutta una bubola, ve l'abbiamo messa in culo con vaselina, senza vaselina, vi abbiamo bruciato, eccetera, tanto vale che ormai ci accettiate, insomma, ce l'abbiamo fatta, cosa volete? Sì. Abbiamo dimostrato che sul nulla si può costruire qualcosa, e c'è gente che sta a rovinarsi la vita per questo nulla, gente che non sta capace di vedere la falsità di fronte ai propri occhi, ma che si è convertita alla falsità. A questo punto, di fronte a questa capacità di distruzione, perché volete fermare la distruzione? C'è qualcuno che mi chiede, no? Credi negli dèi, cioè hai delle relazioni con gli dèi, no? Però perché non me lo dimostri questo? Allora, tu devi pensare questo. Vabbè, io ci ho messo 20 anni per arrivarci, vabbè, purtroppo viviamo un sistema cristiano. Questi stessi che mi chiedono questo, perché non vanno da Wojtyla a chiedergli dimostrami che Dio esiste? Cioè, dimostrami la risurrezione. Visto che andiamo verso il carnevale della Pasqua. Trovano così normale accettare delle assurdità che non esistono, sì, che quando io dico gli dèi esistono, però è una questione mia, cioè è una relazione fra me e gli dèi, a te non dà a fotterti niente, cioè a tu guarda quello che io propongo nella vita, cioè cosa io propongo per vivere, per affrontare la quotidianità, questa è la tua misura. Se dopo tu con me cammini insieme e troviamo gli dèi assieme, questo è un altro discorso, oppure dèi diversi, però quello che è la vera misura è il nostro modo di affrontare la quotidianità. Però hanno il coraggio di venire da me a chiedere una cosa del genere, chiaramente gli sputo in muso, però non hanno il coraggio di andare da Wojtyla a dire dimostrami che esista Dio, cioè dimostrami che il tuo profeta è esistito, esatto, cioè neanche questo. No, ma poi la cosa anche, diciamo, sempre legata alla falsità, e ti vengono a raccontare, fa, ma Dio, Cristo, quel criminale Gesù Cristo, fa, ha sofferto per i tuoi peccati e è venuto per la tua salvezza, ma io non gliel'ho chiesto, cioè nel senso che sono cavolacci suoi, se lui ha voluto fare così era un problema suo, se lui era tarato, era malato, era perverso, era un masochista, era un problema suo, di conseguenza uno non può dire che viene a soffrire per me, perché io non soffro, perché combatto per liberarmi della sofferenza. Io non sento solo il peccato, cioè se io sento una necessità farò qualcosa nelle mie possibilità per affrontare questa necessità, non andrò mai a chiedere a un altro risolvimi questo problema, cioè nel senso dal punto di vista non parlo materiale, ma anche dal punto di vista della realizzazione. E loro dicono no, ma è morto per i tuoi peccati. Ma se è morto per i miei peccati, io non ho peccati, perché è morto per niente, cioè permesso che non è morto, perché vabbè, non sono stato in croce, però. Questa logica è il fatto, perché io faccio una cosa per te, cioè, tu la devi in qualsiasi caso accettare, perché la faccio per la tua salvezza, ma chi se ne frega della mia salvezza, ma da cosa dovrei essere salvato? Cioè ditemi cosa dovrei essere salvato. La miseria quotidiana. Cioè, vabbè, dopo che l'hanno costruita loro una miseria, dopo che il cristianesimo è la miseria, perché sì, non si potrebbe neanche, cioè sarebbe giusto non usare il termine miseria, ma per dire miseria basta vedere il cristianesimo, sì, e cioè, più della miseria, cioè, penso che sia un superlativo massimo il cristianesimo come miseria dal punto di vista filosofico, ma e esistenziale. Anche il problema per il cristianesimo è un'altra cosa che è ancora più grossa, che è anche una struttura illegale. Cioè oggi come oggi il cristianesimo nei paesi occidentali, nei paesi a giurisdizione occidentale e anche nei paesi dell'est, è una struttura illegale.
sì, perché è apologia di strage. Finché il cristianesimo non condanna il Dio biblico, non condanna il suo Gesù, non condanna i suoi profeti, quelli che ha usato per migliaia di anni. Ma non può condannarli, perché sono sempre più, cristiani. Ma ti spiego, no? È una struttura assolutamente illegale. Cioè, il problema è questo, che il concordato li ha salvati da questi, perché ha detto basta che stia nella fede. Però in realtà lo impongono anche nella società, capito? Questo è una struttura illegale, è una struttura eversiva nei confronti delle istituzioni, sì, tanto per essere chiari. Sì, ma un'altra cosa che è sempre significativa, che si ricollega anche al discorso del mobbing, è la necessità, come nel bombing, di aderire a qualcosa, di convertirsi, come direbbe nel cristianesimo, cioè nel senso che tu non puoi essere te stesso, ma ti devi adeguare, devi aderire, e non puoi essere. Come il discorso del cristianesimo della conversione, cioè tu quello che sei non va bene, devi convertirti a essere cristiano, cioè, ma se io sono così, no, devi convertirti perché quello che sei non va bene, e quello che sei non va bene perché lo decidiamo noi. Cioè, e d'altronde, quando si innesta una società con dei principi cristiani di questo tipo, logicamente poi il mobbing è una delle conseguenze, certo, più spicciole, più scontate, più immediate che uno deve vivere. Cioè, anche perché appunto, quando mai un cristiano dice io sono? Non lo dice mai. Cioè, il cristiano dice sono un sottomesso a Dio, sono un fedele a Dio, sono un fedele alla Chiesa. Non dice io sono un qualcosa e realizzo qualcosa. No, io realizzo qualcosa che un altro ha fatto. Cioè, loro parlano del progetto di salvezza, che è una cavolata. Ma perché io devo aderire a un progetto? Perché io devo essere sottomesso a questo? Perché devo rientrare in un meccanismo che non riconosco, non mi appartiene, di cui non ho necessità? Cioè, il fatto stesso proprio di dire questo è fondamentale nel dire imporre un qualcosa anche a chi non ne ha bisogno, perché il cristiano non può mai lavorare per se stesso, perché se lavorasse per se stesso non sarebbe più cristiano. Ha la necessità di ripetere all'infinito la sua miseria esistenziale. Il problema è che noi non possiamo non riferirci al cristianesimo, perché ogni pensiero che noi abbiamo in questo sistema sociale è comunque una derivazione del pensiero cristiano. Cioè, tutti gli sforzi, anche il pensiero più estremo, tipo non so, il marxismo, è anche questo una derivazione del pensiero cristiano. Cioè, perché viene a costruirsi in base al sistema sociale che trova, in base alle determinazioni che trova, in base agli input, alle filosofie che trova. E tutto questo sono delle filosofie derivate dal pensiero cristiano. Per cui non esiste in questo momento un pensiero che sia diverso dal pensiero monoteista. Può essere musulmano, può essere... anche la lettura dei pensieri buddisti, di pensieri orientali diversi, è sempre una rilettura in termini cristiani di quel pensiero. Cioè, gli altri pensavano comunque come pensava un cristiano, anche se avevano delle cose un po' diverse, il grande spirito, cioè esiste la roba, però in fondo e questa unicità del pensiero ti porta a condizionare ogni pensiero che va fuori. Cioè, se io voglio pensare, un cristiano vuole pensare in maniera diversa, costruirà una sedimentazione, una struttura di pensiero che comunque avrà la sua base, il pensiero educazionale che ha avuto del cristianesimo, e lo modificherà, però sarà sempre una derivazione del pensiero cristiano. Cioè, questo voglio farvi dire. Cioè, noi non possiamo assolutamente affrontare la costruzione di nessun tipo di pensiero, non possiamo affrontare il paganesimo se non relazioniamo tutto quello che noi facciamo col pensiero cristiano, perché il pensiero cristiano è un cancro che ha condizionato e distrutto il pensiero degli esseri umani. Cioè, quando Pomponazzi andava a dire ai suoi studenti, ragazzi, state attenti a non fare la fine delle castagne, non è che glielo diceva così tanto per dire, perché lui è riuscito, si è forse lasciato morire, diciamo, alla fine, e li ha mandati a quel paese. Però gli altri hanno fatto davvero la fine delle castagne, non è che gliel'ha detto a casaccio. Per cui noi non possiamo assolutamente esimerci dalla descrizione del male, dalla descrizione della depravazione sociale, perché la depravazione sociale e il pensiero malato, cioè il pensiero cristiano, è insito in questo sistema sociale, e la costruzione del pensiero in questo sistema sociale ha una sola possibilità: lo scontro diretto col pensiero, l'origine del pensiero cristiano. Altrimenti faccio un'altra filosofia, però quella filosofia è una stratificazione, una sovrastratificazione sempre del pensiero cristiano, cioè sempre una riproduzione del cristianesimo. Per cui stiamoci attenti a dire tu non dovresti parlare di questo. In realtà
solo questo esiste, e soltanto attaccando questo in maniera preponderante, in maniera prioritaria, noi possiamo ricostruire il paganesimo. Però noi stiamo riprendendo i termini dello scontro che c'erano circa 300 anni fa, cioè 300 anni dopo Cristo, cioè in quegli anni dal primo secolo al terzo secolo, è lo scontro che noi stiamo vivendo in questo adesso, anche se i termini sono diversi, chiaramente. Abbiamo 2000 anni di errore, no? Sì, no, ma infatti una cosa che poi è anche significativa e che deve dare una dimensione della separazione fra il discorso, un discorso pagano e un discorso cristiano, è il discorso delle condizioni, cioè nel senso che nel monoteismo, nel cristianesimo, è sempre un discorso di condizione concreta, cioè nel senso che si va a parlare non di una persona di per quello che è, ma ti chiede di essere povera, cioè tu devi essere povera dal punto di vista spirituale, beati i poveri di spirito, tanto per dire un passo biblico, ma devi anche essere povero dal punto di vista materiale, come fosse la dimensione puramente materiale l'unico aspetto possibile per un uomo, cioè nel senso che non si deciderà mai la persona in base alle sue condizioni economiche o le sue condizioni diciamo, puramente culturali, ma si deciderà sempre la persona in base alle sue capacità culturali di essere, cioè nel senso che una persona non andrà mai giudicata per le cose che fa, ma per le cose che è, e poi non si dovrà neanche essere giudicata, dovrà essere riconosciuta. Perciò è già un classico nei cristiani dire fa no, potresti fare di più, potresti fare di meno, potresti fare qualcosa. No, le persone vanno accettate per quello che sono, per quello che sono in grado di essere, non per quello che io vorrei o perché io chiedo a te. E infatti si dice sempre, c'è uno spazio, perciò bisogna essere poveri di spirito, bisogna privarsi, bisogna sottrarsi. Infatti una delle cose fondamentali che partono dai principi proprio religiosi, che poi diventano principi pratici, è il discorso tipo il discorso del digiuno, che bisogna stare lì ad affamarsi, bisogna far soffrire il corpo, bisogna sottrarsi qualcosa, bisogna privarsi di qualcosa, devi privarti di qualsiasi cosa, devi soffrire, devi rinunciare, devi, ad esempio, cioè, arriviamo a quella cazzata che ad esempio sul mese di maggio, quella dei fioretti, cioè devi privarti qualcosa se vuoi ottenere qualcosa, ma devi privartene così, in maniera assurda, senza da far niente, cioè dici io rinuncio a qualcosa sperando che qualcun altro me lo dia. Perché uno può dire, beh, posso rinunciare al mio tempo per fare una cosa, per realizzare con le mie mani. Invece nel monoteismo abbiamo rinuncio a una cosa e qualcun altro te la darà. Ma è centrale anche nel discorso, cioè se i poveri sono centrali nel cristianesimo, i poveri devono essere costruiti, devono essere costruite le società di poveri, perché altrimenti il cristianesimo non ha ragione di essere. Noi invece non diciamo che le persone devono essere povere, diciamo che le persone devono stare bene e devono essere ricche. E ricche non intendiamo avere i miliardi alla Berlusconi, intendiamo avere la capacità e le possibilità di soddisfare quelli che sono i propri bisogni all'interno di un sistema sociale. Che cosa vuol dire essere ricchi dal punto di vista pagano? Dal punto di vista pagano, uno è ricco quando in una società in cui vive può soddisfare la media dei bisogni che quella società propone. Per esempio qui in Italia c'è la casa, c'è la macchina, c'è tutto quello che gli serve e una quantità di tempo minimo per soddisfare quei bisogni. Per cui se la società in Italia è così, se la società è in Africa, diciamo le capanne, uno è ricco quando riesce a soddisfare tutti i suoi bisogni all'interno di quel sistema sociale. Quando è che è povero? Quando non riesce a soddisfare i suoi bisogni e deve elemosinare, e quando il suo tempo non gli basta per soddisfare i propri bisogni. Questo è il termine di povertà. Non è la ricchezza monetaria, avere miliardi, eccetera, no, quello è un'altra cosa ancora. Però se un sistema sociale si basa sui soldi, si basa sul denaro, il metro di misura è il denaro. Cioè è inutile dire il vile denaro o il denaro mi fa schifo o il denaro non lo voglio. No, se un sistema sociale ti impone delle regole, quelle sono le regole a cui adeguarsi. Chiaramente ognuno farà del suo meglio. Dopodiché qual è la differenza? La differenza è come ti procuri il denaro. Cioè nel sistema sociale esistono delle regole per procurarsi il denaro in un certo modo o in un altro modo. Esiste il modo di tirare fuori un mitra per andare a torsero, esiste invece il modo di lavorare, esiste quello anche di migliorare la propria condizione, esiste quello di essere furbo, fare il politico, eccetera. Esistono tanti metodi, ma quelli qualificano la morale della persona o il modo della persona di vivere strategicamente, ma non è il denaro in se stesso. Il denaro è una cosa neutra, è uno strumento. Sì, ma infatti a noi il denaro non è che fa schifo, ci fa schifo quelli che privano le persone delle proprie necessità per averlo, quello ci fa schifo. Sì, ma d'altronde sai, un'altra cosa molto significativa del modo di comportarsi nel monoteismo, che praticamente innesca sempre una soluzione
che non dà soluzioni. Cioè, la vediamo, stiamo avvicinando al costo delle creazioni di reti verso l'8 per 1000 e verrà fuori il costo dell'8 per 1000. Ma quando loro chiedono l'8 per 1000, dicono fa dateci l'8 per 1000 a noi affinché noi possiamo aiutare questi. Ma non dicono dateci l'8 per 1000 perché noi con questi soldi riusciamo a modificare le condizioni in cui queste persone sono. No, gli permettiamo di vivere in queste condizioni. Cioè, non andiamo a rompere una catena di necessità, di squallore. Come esempio il discorso che è venuto fuori dell'aborto. Cioè, non si dice perché si arriva all'aborto, perché c'è l'aborto, perché le ragazzine ricorrono all'aborto. Cioè, spieghiamo perché arrivano, perché ad esempio c'è un discorso di una mancata educazione sessuale, ma oltre alla mancata educazione sessuale esiste anche un'incultura e un problema di genitori ad affrontare il problema del sesso con i figli. Anche perché sono la maggior parte sono ragazzine e immigrate ultimamente. Tutto il resto è stato eliminato come piaga, ora la maggior parte, no? Sì. Restano ragazzine e immigrate. Cosa significa? Le immigrate come incultura, cioè incapacità ad affrontare il problema, o non possibilità, o tanti problemi, e le ragazzine che hanno paura di affrontare i problemi o non sono state aiutate dai genitori per affrontare prima i problemi, no? Cioè il discorso della stregoneria, arrivare prima che i problemi si verificano. Per cui è un discorso di responsabilità sociale. Sì, ma d'altronde, a parte di responsabilità sociale, è anche un discorso comportamentale. Cioè, dire, c'era una frase di Pasolini che diceva che se era preso la briga di prendersi tutte quante le scienze della sacra rota. E allora lui vedeva tutti quanti, ad esempio, gli annullamenti di matrimonio perché venivano fatti per questioni di tipo sessuale, l'impotenza del marito, la possibilità della donna di avere rapporti con l'uomo. Al di là delle buffonate usate dalla Chiesa Cattolica per giustificare questo, dicevo, se queste cose sono vere, chi ha costruito questi problemi del sesso? Chi ha costruito questi problemi sessuali in queste persone? Dato che siano vere, adesso, li ha creati Dio. Cioè, come sono venuti questi problemi? Come mai a un certo punto c'è questa condizione che porta a una forma di sessualità di questo tipo, che porta normalmente al matrimonio? Quanti salmi si sono letti i padri, i nonni? Quante messe hanno assistito? Quante Ave Maria hanno detto? Quanti peccati hanno confessato i nonni, i padri di questi uomini che sono andati poi stati annullati al matrimonio per impotenza o la donna perché era frigida? Quanti salmi, quanto tempo hanno passato negli oratori, quanto tempo sono stati inginocchiati a pregare Gesù bambino, quanti presepi hanno costruito? Allora di conseguenza loro fanno di tutto per costruire la condizione e poi si ergono a giudici per risolvere e affrontare le cose. E allora creano il terrore del sesso, dicono che il sesso deve essere finalizzato soltanto ad avere figli. E di fronte a quando appunto i genitori trasmettono un'informazione, perché la ricevono stupidamente dalla Chiesa Cattolica, dalla cultura cristiana, che il sesso è finanziato a fare i figli, e alla fine le loro figlie si trovano incinta perché del sesso ne hanno paura di parlare ai genitori, fanno non si può parlare di aborto in quanto è un peccato contro Dio e contro la vita. Ma io voglio chiedere, la vita delle persone e la vita degli animali, la vita dei bovini che si vanno a fecondare in maniera artificiale. Cioè, ma i bovini non hanno rispetto perché sono dentro un recinto, una stalla, capisci? Le persone devono essere tenute in un'altra stalla, un'altra stalla ben peggiore. Cioè, va bene, avete sentito allora quanto che odiamo noi cristiani? Ma noi non odiamo i cristiani, questo è il punto. Cioè, non sono neanche soggetti di odio, sono solo soggetti di disprezzo. Soggetti di disprezzo per aver distrutto l'umanità, cioè, per aver costretto. Tu guarda, solo una cosa devi tenere presente. A Roma c'era la schiavitù. Quando Roma stava per uscire dalla schiavitù, ma non perché Israele era buoni e non volevano che ci fosse schiavi, no, col cavolo. E c'erano delle condizioni economiche precise per le quali era necessario uscire dalla schiavitù e costruire delle diverse condizioni economiche. Arrivò il cristianesimo che portò avanti la schiavitù fino al 1700 e qualcosa. Cioè, ricordatevi questo. Seneca, che è uno dei maestri di Nerone, no? Lui aveva già fatto degli scritti contro la schiavitù, ma non perché lui fosse buono o fosse antischiavista, ma perché il sistema economico stava andando verso delle necessità diverse. Infatti la schiavitù si trasforma in selvaggio della gleba, perché la divisione delle terre, il controllo delle terre era meglio che non lo schiavo, cioè c'è tutta una serie di trasformazioni. Bene,
dopo arriva il cristianesimo e mantiene la schiavitù fino al 1700, cioè negli Stati Uniti l'ultima volta. Credo che uno degli ultimi paesi che l'abbia abolita sia il Tibet, dopo che i cinesi cacciarono il Dalai Lama, l'ultimo paese che ha abolito la schiavitù, cioè hanno dovuto i cinesi. È stato l'Oman nel 1971. Ah sì? Ecco, fate voi insomma a che livelli siamo. Beh, tenendo conto che c'erano ancora problemi di schiavitù in paesi islamici tipo il Mali, la Mauritania, sì, cioè nel ancora, senso che la schiavitù non è che sia scomparsa, non è che sia sparita. Sì, poi si trasforma in altre forme. Sì, non è poi che... cioè, è anche un peccato per cristiani che scompaia la schiavitù, perché logicamente se compare la schiavitù non possono chiedere i contributi ai fedeli per andare a comprare gli schiavi, schiavi e venderli, cioè nel senso. In effetti l'ONU, c'è una dichiarazione dell'ONU che è incazzatissima rispetto ai cristiani per fare queste operazioni, di fatto finanziano quelli che fanno gli schiavisti per comprarsi le armi, rifare degli altri schiavi, e loro li comprano, gli danno i soldi, loro prendono le armi, vanno a prendersi degli altri schiavisti che loro comprano, pagano con i soldi, state si comprano le armi e vanno a fare degli altri schiavisti. È bello, no? Eh beh, scusa, se no come potrebbe chiedere l'8 per 1000? Comunque l'ONU, l'ONU su questo si è incazzata moltissimo. Ricordate che 400 organizzazioni non governative chiedono la cacciata del Vaticano per la sua politica sui concezionali da osservatore dell'ONU. Sì, no, ma vedi, una cosa che ad esempio è anche significativa, che dimostra chiaramente, tu parlavi della schiavitù, c'erano dei passaggi, cioè nel senso che il passaggio era una società si dava delle regole, verificava queste regole, le cambiava, non era traumatico, non c'era un conflitto religioso, politico, militare, cioè nel senso che la società, ogni elemento della società aveva una partecipazione a questa vita, certo. Partecipava in un certo modo alla vita politica, aveva la possibilità fisica, spaziale, culturale di parteciparvi e di conseguenza, bene o male, dava un suo contributo e di conseguenza riuscivano anche a modificare le regole senza dei traumi. Se, nel cristianesimo questo non è possibile, perché una volta perché che è data da Dio, no? Esatto. È ordine di Dio, cioè la schiavitù è ordine di Dio, cioè non è che sia modificabile. Come fai a modificare? Cosa devi inventare? Tu sei padrone per volontà di Dio, tu sei papa per volontà di Dio, tu sei imperatore per volontà di Dio, tu sei schiavo per volontà di Dio, e modifichi la volontà di Dio? E ci è voluto Robespierre e la rivoluzione francese? Sì, beh, logicamente sai cosa fanno immediatamente appena esiste qualcosa che si afferma, loro hanno quella capacità pur di salvarsi, di dire di fingere di accettarlo anche loro, cioè di ammetterlo, di farlo proprio, di dire questa è una conseguenza di un'elaborazione cristiana, quando tutto quello che ha avuto la libertà in questo nostro occidente cristiano è stato qualcosa che andava radicalmente contro il cristianesimo, cioè che era all'antitesi del cristianesimo. Cioè basta pensare che quella carnevalata ad esempio che sono andati a raccontare ultimamente delle presunte scuse del Papa, quelle che ne parlano questa settimana, e si è arrivato al punto di dire se c'è qualcuno che critica il cristianesimo non è perché il cristianesimo è cattivo o è malvagio, ma perché qualche cristiano non ha testimoniato il cristianesimo a dovere. Cioè, prenditi l'astuzia, cioè, che non è male, cioè dire il cristianesimo non è contestabile, non è demolibile, non può essere criticato. Se qualcuno critica il cristianesimo è perché qualche cristiano non ha dato il buon esempio. Tenete presente che è quello che vi ho detto prima, che la costruzione del paganesimo può avvenire soltanto arrivando alla fonte e alla radice di quello che è la pulsione di morte. La pulsione di morte è stasera alle 7, dalle 19 alle 20 farò pulsione di morte. Per cui fate un po' voi. Sì, ma vedete, questo si vede, significa anche una cosa, cioè nel dire chiaramente la volontà di dire non è possibile modificare il principio cristiano, cioè non è possibile con un cristiano parlare e modificare delle cose, perché loro hanno sempre il concetto di dire Dio ha creato il mondo è una derivazione di Dio e di conseguenza Dio può fare qualsiasi cosa, di conseguenza gli altri che si oppongono devono essere sottomessi alla volontà di Dio, e se si ribellano alla volontà di Dio è perché qualche cristiano non l'ha testimoniata. Ma questo, vedi, dimostra chiaramente che tutte le palle che si vengono a raccontare, che chiede scusa, è soltanto per gli stupidi e per chi vuole farsi ingannare. Va bene, senti Francesco, cosa dici? Facciamo un'eccezione, vediamo cosa succede oggi. Va bene.
Bon, allora facciamo un'eccezione oggi. Attacchiamo i telefoni mezz'ora prima della fine della trasmissione. Vediamo cosa succede. 049 700 700 e 049 700 838. Sì, chi vuole intervenire, fare delle domande, chiedere qualcosa, visto che abbiamo anticipato le... Abbiamo sì, un po' anticipato perché forse siamo andati troppo veloci oggi. O avevamo poche cose da dire. No, forse avevamo poche cose da dire. No, avevamo più cose da dire, ma probabilmente... Pronto? Sì? Senta. Mi piacerebbe sapere che ha detto il Papa i danni che fa, chi ha fatto la Chiesa in 2000 anni. Mi piacerebbe sapere quali danni, perché dire che ha fatto danni e danni e chiedo scusa, e non so quali danni chi abbia combinati, soltanto fa prima. So che. Perché sennò questo qua è tanto fa Berlusconi, che ha detto per televisione, che io ho dovuto chiudere delle fabbriche sue, ma colpa è sinistra. Sì. Però non ha detto. Qua è la colpa a sinistra che ha fatto passare le botteghe. E questo è lo stesso. E anche perché mi tardigà 40 anni, 50 anni per dirmi queste robe. Finesso mi ha tenuto sotto i bronze, tanto questi sono deficienti. Adesso perché si è costretti, viene fuori. E magari mai grazie chi si deve fare adesso, chi dirà fra 50 anni i nostri nipoti. Sì, è vero. Mi piacerebbe, quando si fa un discorso, non si può dire, a se così, ti resta con la bocca aperta, ma come fa a sapere? Ero tansia, o te mi spieghi tutta la faccenda, capisco, e se no non capisco niente. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Ciao Cesarina, e grazie. Pronto? Ciao Gladys, ciao. Voi fate delle domande, parlo dietro l'italiano, perché scivolo. Quello che ti voltino, lo spesso. Volevo dirti, no, al di fuori anche della religione cattolica cristiana, però ci sono altre religioni che fa sottostare il popolo, anche se non lo vuoi subire, no? La seconda cosa, sul terreno che voi praticate per il colloquio dei dei, non so se adesso lo definio male o bene, sì, la cosa, se esistono i folletti e i gnomi, cosa ne pensi? E la terza cosa, se quello che subisce violenza o quello che la fa, secondo te, qua è osè che non si è costruito? Grazie, ciao. 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 Hai preso nota, Francesco? Sì, beh. Tutte e tre le domande, adesso vediamo un attimo. Pronto? Ciao Claudio. Ciao. Sono Anna Maria de Venezia. Ciao, dimmi. No, ti ascoltavo ancora con Franco Cararo, che non sono riuscita a andare fuori, ma in ogni modo ti stavo ascoltando. Dimmi. Ecco, io volevo chiederti, siccome che avevi parlato anche dell'aborto, no? Adesso della vostra... E saluto anche il tuo collega, Sì, Francesco. E volevo chiederti perché una persona che quando magari, specialmente i maschi, quando sono... che sono magari che... diciamo, che non può tenere i maschi, no? E fatalità, in ospedale facevano una richiesta come una proposta, insomma, come che avessi magari ucciso suo figlio. Mi volevo chiederti a te, se una persona non è capace di tenere i maschi per non partorire fino a 9 mesi, che colpa ne ha? Secondo te? Nessuna. Io volevo proprio farti questa domanda. Io metto giù e ti ascolto. D'accordo. Ciao Claudio, ciao. Che non mi acque, ragazzi. Francesco, ciao. Ciao amore, ciao. Ciao. Allora, alla prima che ha telefonato, altre religioni sottomettono. Cioè, tutte le religioni che esistono qua, a parte la nostra, cioè a parte il paganesimo, sono tutte religioni di origine monoteista. Sì. Tutte hanno un Dio che mettono in ginocchio le persone, tutte si appropriano alle persone. Folletti, gnomi, eccetera, non ha importanza come li chiami. L'anima delle persone può vedere un'infinità di cose, dipende dalla poesia che c'è dentro le persone o dalla loro determinazione. La terza domanda non me la rispondo. Beh, c'era il discorso sulla violenza, cioè chi subisce violenza, chi costruisce la violenza? Beh, la violenza è l'ultimo rifugio, è il rifugio degli incapaci ed è l'ultima risorsa dei disperati. Fai un po'. Sì, beh, poi c'è anche un discorso, sai, abituati in una cultura monoteistica a subire violenza da Dio, uno pensa che deve accettare la violenza, deve subirla. Pronto? Ciao Claudio. Ciao. Io sono Luigi, sono un cattolico. Dimmi. Non ritengo che sia tutto sbagliato quello che dite, anzi, ci sono delle grandissime verità. D'altro canto gli uomini, una vita che vengono fatti inginocchiare davanti a qualcosa. Può essere la politica, può essere la religione, può essere... E la cosa che è più sconcertante è che gli uomini hanno, nella loro società, parlo dei maschi, hanno tenuto inginocchiata la donna, e ci sono ancora delle società che tengono inginocchiata la donna, che è l'intelligenza più fervida,
nell'universo, tenuto conto anche l'universo sociale sicuramente. Beh, chiaro, chiaro. E quindi questa è la grande castrazione dell'umanità, è proprio questo, è che la donna non gli è stato permesso di avere potere. D'altro canto però la donna ha avuto un vantaggio di tutto questo, perché nella donna c'è la poesia, nell'uomo c'è la schifezza, nel parlo del maschio sempre, perché quando l'uomo raggiunge il potere, dove c'è potere non c'è poesia. Saluto Claudio. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. D'altronde tutta la vita è condizionata dal mettersi in ginocchio davanti a un Dio padrone, cioè noi ormai da 1600 anni non abbiamo nessuna alternativa a questo, non ci sono più gli scettici, non ci sono più a scuola di Atene, non ci sono più filosofi. Pronto? Sì? Sì? Aspetta che tengo, mi senti? Sì, ti sento. Ciao, sono Antonio. Dimmi. Io ascoltavo le tue, mi chiamavo le prediche.